Salve amici di LoloTubeStan 5, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. E come sempre ti invito, se non sei ancora iscritto, a iscriverti e mettere un bel like al video. Volevo ringraziare il mio amico Paolo, giapponese tra virgolette, che anche quest'anno è venuto a trovarmi e mi ha portato i famosissimi biscotti giapponesi. Oggi facciamo qualcosa di speciale, ragazzi. Proveremo per la prima volta i famosissimi biscotti giapponesi Kinko no Yami. Viaggiando lontano, creo nuove visioni. Ogni video è un pezzo del mio cuore che batte. Perché vivere è un'arte, io la dipingo con classe. Non fermarmi mai. Questi biscotti sono famosi per la loro forma a fungo e combinano un biscotto croccante con un cappello di cioccolato. La confezione è davvero carina, con questi disegni allegri che evocano la natura giapponese. Vedete? Come vi avevo detto, sono a forma di funghi. Ok, apriamo questa scatola e vediamo cosa c'è dentro. Ed ecco, apriamo la confezione. Si dovrebbe aprire così. Ecco, ho già aperto male, ragazzi. Ed ecco qui, ragazzi, abbiamo aperto la confezione male. Sono anche spiegati come sono fatti con questo bellissimo disegno. Viviamola senza timori. Guardate che carini. Sono davvero piccoli e ben fatti, con una parte di biscotto e una di cioccolato la parte sopra il cappello. Sembrano quasi un piccolo esercito di funghi dolci. È arrivato il momento di provarli. Assaggio prima il biscotto e poi il cioccolato. Croccante. Adesso proviamo il cioccolato. Sono veramente buoni, ragazzi, croccanti, e il cioccolato non è male, è una buona qualità. Il cioccolato è cremoso e si scioglie in bocca. La combinazione è davvero equilibrata, non troppo dolce ma molto soddisfacente. Bene bene, basta, uno tira l'altro. Devo dire che sono piacevolmente sorpreso. Kinko no Yami è uno snack delizioso e divertente, perfetto per uno spuntino, dolce o per accompagnare un caffè o un tè. Se non li avete mai provati, vi consiglio di farlo. Sono sicuro che vi piaceranno tanto quanto piacciono a me. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. E se avete già provato questi biscotti, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao!